Nasce la prima proposta di legge di iniziativa popolare per la salvaguardia del territorio marchigiano, l'ha pensata il Forum Paesaggio Marche, Annalisa Serpilli. Nelle Marche dal 1957 al 2010 sono stati urbanizzati 2.500 km² di territorio, praticamente una superficie equivalente a quella della provincia di Macerata, una cementificazione cresciuta del 319% contro un incremento demografico del solo 37%. Questi dati della regione diffusi dal Forum Paesaggio Marche, un insieme di 83 associazioni, alcune nazionali come Italia Nostra o WWF, altre locali, comitati e gruppi di cittadini legati a contesti che si battono per la tutela del paesaggio. Esempi sono i comitati di Cingoli o della Vallugola. Esperienza di cittadinanza attiva ha realizzato una proposta di legge di iniziativa popolare. La norma propone una diversa gestione urbanistica dei territori e si rifà agli esempi di quelle già in vigore in Toscana, Piemonte e Puglia. Si ispira a tre principi: il territorio come bene comune da conservare e valorizzare attraverso uno sviluppo economico compatibile, la gestione delle aree che deve coinvolgere i cittadini insigniti di maggiore potere decisionale, infine il consumo del suolo da diminuire se non azzerare a favore del riutilizzo degli edifici esistenti. La proposta di legge è già stata depositata alla Regione Marche e ora è in attesa dell'ammissibilità. Tra 30 giorni sarà possibile iniziare la raccolta delle firme.